Sofisticata, coraggiosa, testarda, inquieta. Tanti aggettivi l'hanno descritta. Non l'ho mai conosciuta. Sono arrivata al Corriere della Sera nel 2007, che lei non c'era già più. Ma ogni volta che salgo la scala che porta su al secondo piano in redazione, passo davanti al suo busto. Se ne sta lì, fiera, bella, davanti a un altro busto, quello di Walter Tobagi, ucciso anche lui dal terrorismo. Si guardano, ciascuno sul suo lato dell'androne. In redazione, in foto, Maria Grazia sorride, coperta da una pashmina gialla, con indossi pantaloni larghi e il gilet da inviata. È in Pakistan, in mezzo a un gruppo di uomini che la scrutano sospettosi. Lei non li guarda. Non l'ho conosciuta, dicevo, ma credo di comprendere bene quell'inquietudine e quel desiderio di sentire la terra che brucia sotto i piedi che ha caratterizzato la sua vita. Quella necessità di essere lì dove succedono le cose, quel malessere che ti coglie mentre sei seduta alla scrivania e sai che altrove sta capitando di tutto e tu devi partire perché sennò la vita che senso ha? Durante questi anni mi sono trovata spesso a pensarla, in Afghanistan ovviamente, ma anche in Siria, in Ucraina. Tu che hai lottato e combattuto così tanto e sai bene quanta fatica richiede, soprattutto per una donna, diventare inviata. Mi sarebbe piaciuto poterle chiedere consiglio. Cosa avresti fatto tu? Proverò a raccontarvela. Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera, nasce a Catania il 26 ottobre 1962. È la prima di quattro figli, tre femmine e un maschio. Nasce lo stesso giorno di sua madre, Agata D'Amore, cui è profondamente legata. Porta il nome della nonna materna, per la madre non è solo la prima figlia, con lei ha anche un legame speciale, di grande complicità e sintonia. La sorella Sabina racconta: «Fra noi ci sono 2 anni e 10 mesi di differenza. Quando seppe che sarei arrivata io, decise lei di chiamarmi Sabina. Quando sono nata stava in adorazione, aggrappata alla culla a guardare me. A 4 anni sapeva leggere e scrivere, aveva imparato da sola. I genitori se ne accorsero perché non riconosceva e quindi non leggeva gli accenti. A scuola era bravissima, infatti saltò un anno e ancora molto piccola, 9 anni appena, aveva un suo giornalino. Teneva banco con tutti e tutti gli altri stavano ad ascoltarla. Aveva un piglio volitivo e comandava su tutti. All'università Maria Grazia studia filosofia, una ricerca che le permette di capire l'ordine delle cose. Si laurea con 110 lode all'Università di Catania con una tesi su spazio e potere di Michel Foucault. Ma lei ama il giornalismo. Ha già deciso da tempo che farà quel lavoro. Subito dopo la laurea, il padre Giuseppe, preside, pretende che si trovi un impiego a scuola. Maria Grazia presenta domanda di assunzione in Lombardia, Milano e Como, ma non rinuncia al suo sogno. Fa l'addetta stampa alla CGIL di Catania e quando arriva la telefonata dalla Lombardia, di nascosto dal padre, rifiuta. Fa dire che ha già un'altra supplenza. Il padre non si capacita, d'addetto ai lavori non capisce come mai le scuole della Lombardia, dove c'era molto richiesta di insegnanti, non chiamassero sua figlia. Ma lei non si arrende, vuole diventare giornalista. Collabora con la testata Sud, ma dura pochissimo perché chiude, guadagna poco, è sempre in giro, la sfruttano, ma lei è decisa a inseguire la sua vera vocazione, il suo sogno. Inizia a collaborare con una piccola TV locale, Telecolor, proprietà di El Quotidiano, dove fa orari assurdi. Per quasi 2 anni, d'inverno si alza alle 5 del mattino, le hanno promesso l'assunzione nel quotidiano, ma nulla. C'è una specie di rivalità non dichiarata con un collega. Spesso durante la sua carriera sarà in rivalità con qualche collega maschio. Vince sempre lui, si danna. La spuntano perché sono maschi e questa cosa la fa arrabbiare non poco. Avrebbe preferito perdere nel merito della bravura. Ma poi fa un colloquio con 100 cose, una rivista di moda di Milano e va via dalla Sicilia. Non le piaceva per niente interessarsi di moda, ma intanto cominciava, sarebbe stata a Milano e le veniva garantito uno stipendio. Durante le ferie se ne andava in giro per il mondo dove c'erano conflitti o comunque situazioni particolari per osservare, studiare, imparare. Quando cade il muro di Berlino, al telefono con la sorella Sabina si dispera perché sarebbe voluto andare, ma non era possibile. Le fu negato, racconta Sabina, al telefono era furiosa, recriminava, vedeva tutto contro di lei. Anni di precarietà, di insicurezza, di insoddisfazione, di ricerca. Daniela Maui, che all'epoca era caporedattrice di 100 cose, scrive: «Ricordare Maria Grazia è da una parte facile e dall'altra difficile e doloroso. È facile ricordare il suo sorriso, la sua bellezza, la sua pelle diafana, il suo amore per lo shopping e per la vita, gli stivaletti sbagliati, così ne abbiamo parlato per anni, con cui si presentò a Milano carica di energia e di curiosità».
Tra le tante persone che si candidavano a fare i giornalisti, stiamo parlando del 1986 e io facevo il caporedattore di un mensile di tendenze giovanili, lei mi era parsa subito speciale. Mi colpì perché vidi in lei quello che sarebbe diventata anni dopo, una reporter che amava raccontare il mondo perché aveva sete di conoscenza e di verità. Era intelligente, libera e ribelle, un insieme di cose che accostate creavano un'inaspettata armonia. La sua felicità era la passione per il giornalismo, che si sovrapponeva alla vita. Non divideva il privato e l'impegno professionale, perché il secondo veniva sempre davanti al primo e perché quando il secondo funzionava, allora funzionava tutto. Le vacanze invertite sono state una costante della vita di Maria Grazia. Mentre tutti gli altri partivano per la Grecia, lei sceglieva luoghi di guerra, Gerusalemme, il Sudan, la Bosnia, ovunque infuriasse un conflitto. Non cercava relax, ma situazioni dove placare il suo desiderio di capire e di scrivere. Dopo il rapporto professionale, subentrò tra di noi una profonda amicizia, fatta di discussioni sulla quotidianità, nella Milano che lei detestava, sugli amori che spesso finivano in nulla, sulla professione giornalistica, sul suo desiderio di viaggiare, di non stare mai ferma, e sul futuro. Sì, perché Maria Grazia pensava al futuro e ai tanti progetti che voleva realizzare. Questo era un estratto del racconto di Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera, che ha raccontato Maria Grazia in un podcast prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e Storie Libere, che ringraziamo per averci concesso di poterlo trasmettere a tutti voi. Abbiamo scelto di iniziare così. Una 19ª edizione del Premio Internazionale Maria Grazia Cutuli, cercando di conoscerla un po', Maria Grazia Cutuli. Conoscerla. Oltre la professione, quello che è stato il suo lavoro, quello che tutti quanti abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare. Presentarla attraverso i ricordi e immaginarla nella sua sfera più intima, più familiare. Una Maria Grazia bambina, una Maria Grazia sorella, una Maria Grazia figlia, Maria Grazia donna. Abbiamo provato un po' a farvi entrare nel suo mondo con questi oggetti che abbiamo visto alle mie spalle illuminati grazie alla regia che ci ha aiutati. Un mondo fatto di taccuini, di valigie da fare e da disfare, biglietti aerei, cartine geografiche, PC, telefono. E poi un orologio, quell'orologio che segna il tempo delle partenze, delle consegne dei pezzi, di quel tempo che scorre sempre velocemente e intensamente. E quello stesso tempo che oggi scandisce 22 anni dalla sua assenza. Era il 19 novembre 2001 quando venne uccisa in un agguato in Afghanistan, lungo la strada tra Jalalabad e Kabul. Il giorno prima il Corriere della Sera aveva pubblicato un suo reportage, uno scoop, su un deposito di gas nervino in una base abbandonata dai terroristi di Al-Qaeda. E l'ultimo reportage di una serie di articoli tutti scritti in zone turbolente, le più turbolente di quegli anni. Aveva 39 anni, la mia stessa età, ed è per questo che oggi sono molto emozionata e onorata di raccontarvi questa serata speciale, una serata evento, in cui l'emozione mi è arrivata un attimo prima di cominciare, perché qui con noi c'è la sorella, Sabina Cutuli, che poco prima di iniziare mi ha detto che qui tra noi c'è un pezzettino di Maria Grazia. C'è l'abito di Maria Grazia, che oggi lei stasera indossa. E pregherei Sabina di venire qui per iniziare questa serata. È una serata fatta di ricordi che devono spingerci ad andare avanti. Tu sei una sorella, una, diciamo, dei tre fratelli, tre sorelle insomma che aveva, sei qui con noi stasera e volevo capire perché hai scelto stasera di indossare l'abito di Maria Grazia. Veramente ho scelto semplicemente perché non riuscivo a indossare un altro abito che era troppo leggero, sinceramente. Questo è un po' più pesante.
E poi perché era tanto tempo che lo vedevo nell'armadio e ho detto vabbè, è la serata adatta. E peraltro io non esco tantissimo perché mi sono dedicata a un progetto mio, nonostante tutte le mie, diciamo, avversità, sono andata avanti uguale e quindi mi sto laureando da settimana prossima. Concludo il mio percorso di 3 anni di studio intenso. Quindi è una serata importante, tu fai il tuo percorso, Maria Grazia faceva il suo. Mi hai anche raccontato come è arrivato questo abito a te. Sì, ti va di raccontarlo agli altri? È arrivato con le valigie di Maria Grazia, in mezzo a tutte le valigie, tutti gli abiti, c'erano questo più un altro, altri due che lei aveva acquistato in Pakistan prima di entrare in Afghanistan. E ne aveva acquistati 3, però uno gli è stato messo quando all'istituto di medicina legale l'hanno rivestita. Allora i miei cugini di Roma hanno scelto questo abito verde e gliel'hanno messo nella bara, però noi non l'abbiamo vista perché è arrivata chiusa. Ci hanno detto di non aprire la bara e quindi non ci siamo limitati a saperlo solamente. Senti, c'è un ricordo. Ricordiamo Maria Grazia come stiamo facendo con l'inizio di questa serata, no? Qual è il ricordo che hai di lei? Che ti va di condividere? Vabbè, ce ne sono tanti. E io quando lei è morta, mia figlia aveva 21 mesi. Però mi ricordo che qualche mese prima lei era arrivata a Catania e quando è scesa dall'aereo la prima cosa che ha fatto è preso un taxi ed è venuta a casa mia per vedere la bambina. E poi dopo ha litigato col taxi perché gli è costato troppo, perché ha dovuto aspettare lei che guardava e che vedeva la bambina. Comunque ci sono tanti ricordi, non saprei neanche da dove cominciare. E peraltro noi eravamo più vicine perché per lei io ero la novità, poi in fondo gli altri fratelli non erano più una novità visto che già era arrivata, quindi beh, sei stata la coccolata, ha scelto il tuo nome come abbiamo sentito, ha scelto il mio nome e ha deciso lei. Mia madre non aveva, i miei genitori non avevano, cioè avevano un altro nome di famiglia ma non aveva nessuna importanza, potevano cambiare benissimo come avevano cambiato per il suo nome, che hanno cambiato anche per il mio, poi in seguito anche per gli altri. Insomma, lei si sarà imposta evidentemente con la sua volontà. L'ultima cosa, quanto è importante per te esserci stasera e ricordarla? Ma io diciamo che per me è importante, anche se vedo che diciamo nel corso degli anni Maria Grazia se la ricordano tutti, dappertutto ritrovo persone che mi dicono, una volta in un ente mi hanno sentito il mio cognome, hanno detto guarda, ti chiami come la giornalista, e io gli ho detto sono la sorella. Quindi in tutti i posti dove vado, anche se non sembra, per esempio ieri ho scoperto una cosa tramite un ex professoressa di mia figlia che sta portando avanti l'intitolazione di un luogo e ha scelto proprio Maria Grazia come donna catanese all'interno del comune, perché poi le altre sono intitolate tutte agli uomini. Quindi. Beh, è anche un tema che insomma sentiamo un po' tutte, e la stessa Maria Grazia evidentemente avrà sentito il tema della disparità evidentemente di genere. Intanto ti ringrazio Sabina per essere presente anche quest'anno, per averci tenuto, e continuerei insomma i saluti e l'avvio di questa serata con chi ha voluto, sostenuto, promosso questa edizione, che è il sindaco della città di Santa Venerina, che invito a venire qui a raggiungermi, che è Santo Raciti. Buonasera. Allora, sindaco, lei è stato eletto a maggio di quest'anno, quindi si è trovato con un comune con grossi problemi finanziari, grossi problemi di bilancio. È noto, quindi lo possiamo dire. Nonostante tutto, però, lei e i suoi collaboratori del comune, con grandissima determinazione,
Avete lavorato per fare in modo che questa edizione, la 19ª, non saltasse. Allora mi chiedo, quanto è importante per un piccolo comune di più di 8.000 abitanti continuare con il premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cotuli? Che cosa segna nella comunità questo premio? Buonasera, buonasera a tutti. Sì, il premio, l'appuntamento, è un qualcosa a cui il comune di Santa Venerina tiene e tiene tanto. Maria Grazia Cotuli, una figura, un nome di cui Santa Venerina è orgogliosa. Ed è appunto per questo motivo che noi, nonostante le difficoltà economiche, le ristrettezze economiche in cui ci troviamo e a cui lei ha fatto riferimento, ci siamo sforzati, impegnati a continuare il premio e realizzare questa serata. È la 19ª edizione e non le nascondo, proprio per quello che ho detto prima, che la nostra intenzione è quella di continuare il premio anche negli anni a seguire. Noi vogliamo ricordare ogni anno la figura di Maria Grazia, una figura che possa essere da stimolo, da esempio per tutti, e vogliamo nel suo ricordo sottolineare l'importanza del giornalismo fatto bene, della notizia giusta. Questo era quello che Maria Grazia faceva e voleva. E quindi con questo spirito noi abbiamo voluto fortemente continuare il premio e la nostra intenzione è quella di continuarla. È un premio dedicato alla memoria di Maria Grazia. Mi è piaciuto, è stato bello quella premessa che è stata fatta, di quel racconto fatto dall'amica giornalista, che ci fa vedere chi era Maria Grazia, la figura, la persona, una donna che sin da bambina ha subito manifestato le sue peculiarità, le sue caratteristiche, una donna determinata, coraggiosa, vogliosa di raccontare la verità, anche quella verità in qualche caso anche scomoda. Anche scomoda. E lei la voleva raccontare, ma la voleva raccontare direttamente, dal fronte, in prima linea, in quei luoghi dove la terra brucia, mettendo dentro anche una grossa empatia nei suoi racconti. Erano tutte caratteristiche che abbiamo sentito in quel racconto che Maria Grazia aveva dentro di sé, che portava con sé, e tutte queste doti le hanno permesso di svolgere egregiamente la sua professione con coraggio fino purtroppo a quel tragico evento che tutti noi conosciamo. Ecco, Sindaco, empatia e coraggio. So che qui in sala ci sono tantissimi ragazzi delle vostre scuole medie, insomma adolescenti. È anche questo il messaggio che volete mandare ai giovani? Sì, crederci. Sicuramente. Come ho detto prima, per noi Maria Grazia vuole essere un esempio. E lo vogliamo ricordare, mi permetta, qui, nel suo paese, orgogliosamente la vogliamo ricordare nel suo paese, dove oggi lei anche riposa nel cimitero di Dagala del Re, e si è instaurata ormai negli anni questa tradizione, consuetudine. L'abbiamo fatto questo pomeriggio insieme agli ospiti, insieme ai giornalisti premiati, siamo andati a trovarla. Siamo andati a trovarla per salutarla e dargli quel giusto e doveroso omaggio. Grazie, Sindaco. Grazie. Grazie a lei.
ci ha ricordato anche quanto è importante essere orgogliosi delle proprie origini, no? della terra che ci fa nascere in qualche modo, anche se spesso siamo costretti ad abbandonarla. Questo premio quest'anno è sostenuto anche dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia e quindi invito qui Katia Scapellato, che è in rappresentanza appunto dell'Ordine, è consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Grazie, benvenuta e grazie per il sostegno al premio, perché è importante che l'Ordine ci sia, si faccia sentire, no? Quando appunto parliamo di problemi anche della professione. Prima dicevo, purtroppo siamo costretti ad abbandonare la terra in cui nasciamo, io per prima l'ho fatto, no? E quindi lo diceva anche nel racconto Marta Serafini, all'inizio una carriera, anche quella di Maria Grazia, è stata segnata da un percorso a ostacoli. False promesse, contratti che non arrivano, precariato, inganni, sfruttamento. E allora mi chiedo, e chiedo a lei che rappresenta appunto i giornalisti di Sicilia, perché un giovane che crede, vuole fare questo percorso, intraprendere la professione, alla fine viene messo di fronte a un bivio: andarsene e provarci, restare e accettare tutto questo. Che cosa potete fare? Fare ben poco, ahimè, perché purtroppo le realtà siciliane sono, ne parlavamo con uno dei premiati che tra poco vedremo qui, insomma vivono momenti molto difficili. Da consigliere dell'Ordine dico sempre, quando arrivano le richieste per diventare pubblicisti, penso sempre a che futuro avranno questi ragazzi. Io per prima sono l'unica della mia redazione che non esiste più. Ed è questo già un segnale? Tra l'altro, insomma, tra parentesi, tutti i colleghi di Maria Grazia, perché ha lavorato nella TV nella quale ho lavorato io, sono arrivata anni dopo. Dopo la chiusura di questa redazione i miei colleghi sono tutti fuori, hanno anche delle bellissime, hanno avuto delle bellissime opportunità. Io insomma ho avuto una situazione familiare difficile, tanti figli, quindi insomma impossibile muovermi, e qui diventa tutto complicato. Devo dire che tante battaglie si fanno. Noi, quando fu la nostra volta di combattere, abbiamo combattuto tantissimo. Purtroppo, insomma, è complicato davvero il futuro qui in Sicilia. È un mestiere che appassiona e quindi si è pronti a qualsiasi battaglia pur di continuare a farlo. Quello che dico, insomma, al premiato più giovane è continuare a crederci, assolutamente. È un mestiere che appassiona, ma è troppo necessario. È necessario perché è un servizio pubblico. Libertà, è il segnale di libertà. Lo spegnimento di una redazione significa veramente chiudere una voce, gravissimo. E purtroppo continua ad accadere. Quindi stasera premiamo chi va al fronte, chi racconta le guerre in campo internazionale, ma anche chi combatte una piccola guerra anche nel proprio territorio. Casa, assolutamente. Bene, la ringrazio molto. Grazie per la sua partecipazione e per il sostegno al premio. E adesso vorrei qui con me Francesco Faranda, che è, diciamo, il creatore, organizzatore, ideatore, insomma, è colui che si fa chilometri e chilometri da Milano a Santa Venerina a Messina, si muove. Sono uno che è pieno di ricordi, a cominciare da quando Maria Grazia, io lavoravo nell'ufficio centrale dei capi redattori e lei faceva le notti erano quei momenti che lei detestava cordialmente, in cui non poteva essere in missione ed era condannata alla scrivania, a restare sulla scrivania. Facevamo delle chiacchierate lunghissime sulla nostra terra di Sicilia. Lei era innamorata di Catania, io ero innamorato di Messina. Perché io sono della provincia di Messina, sono nato qui in Sicilia anche io. E chiacchieravamo, e facevamo queste lunghissime chiacchierate. E poi vi volevo raccontare anche un altro ricordo che riguarda l'inizio del podcast di Marta Serafini che abbiamo ascoltato prima. Sì? Marta Serafini intanto è una bravissima giornalista inviata di guerra, anche che salutiamo e ringraziamo. Sì, sì.
Esatto. Io volevo raccontarvi, lei parla del busto di Maria Grazia, ogni mattina lei arriva al giornale e passa davanti a questo busto, dall'altra parte c'è Tobagi e di qua c'è lei. E io mi ricordo quando col direttore Mieli decidemmo, allora ero segretario di redazione, decidemmo di fare questo busto perché prima non c'era. Ovviamente il nome che scegliemmo come scultore fu un nome di un professore dell'Istituto di Belle Arti di Milano, che era noto già per aver immortalato il viso di Montanelli. Ok. Ed era veramente molto bravo. Io gli diedi una collezione di fotografie da cui lui che usò come modello per poi fare questo busto. Sì. E intanto veniva all'interno della sala della sala dove si fanno le riunioni, all'interno di questa sala, perché era un monito, cos'era? Cioè, quello era l'intento? No, fu messa una lapide che prima non c'era e che ricordava il sacrificio di Maria Grazia. Ok, quindi ricordare il sacrificio. Esatto, sì, il motivo è quello. Sacrificio, la persona l'abbiamo ricordato, adesso però vorrei capire come nasce questo premio. Questo premio è nato in ritardo, perché con 4 anni di ritardo, perché nel 2002 ci fu un terribile terremoto e quindi abbiamo dovuto rinviare l'inizio del premio e l'abbiamo rinviato al 2005, perché a Santa Venerina era crollato il municipio, era crollata la Chiesa Madre. Era una desolazione, veramente era impossibile difficilissimo, realizzarlo. Difficilissimo, quindi pensare di poter realizzare un premio che doveva essere sempre un ricordo piacevole, voglio dire. Beh, non certo. È che, però avete scelto, voluto, desiderato, anche se in ritardo, di fare questo premio. Esatto. Proprio a Santa Venerina. L'abbiamo deciso quando Maria Grazia è morta. Allora il segretario di redazione era un'altra persona. Io poi ho ripreso il discorso che aveva cominciato lui, e qui ci abbiamo il vecchio che ha conosciuto anche il mio predecessore. Attenzione, qualcuno si può offendere. Chi è il vecchio? No, il vecchio predecessore mio, no, vecchio lui è predecessore, ok. Lui è giovanissimo. Lui è il famoso imprenditore antimafia che rifiutò di pagare il pizzo alla mafia e fu per questo minacciato. Ha vissuto momenti di paura. Poi la Sicilia è terreno fertile di queste notizie. Poi nel 2005 no? Siamo riusciti a fare la prima edizione del premio ed era nella sala nella casa del vendemmiatore. Però spieghiamo come lo articoliamo questo premio, cioè perché decidete tutti gli anni di premiare un giornalista per la stampa internazionale, uno per quella nazionale e un giornalista siciliano emergente. Sì, questo è come scegliete i premiati? C'è una giuria che sceglie i premiati. Devo dire la verità che il 99% dei premiati esce dalla mia manica. Ah, quindi non c'è una giuria, cioè stiamo scoprendo in diretta che non c'è. Okay. C'è una giuria che di solito è importante saperlo, insomma. Sì, no, le mie scelte le condivide di solito.
Quindi tutti d'accordo? Ha scelto lui. Quindi se non siete d'accordo prendetela con lui. Giusto? Vabbè, va dai, bene, ironizziamo anche un pochino, perché altrimenti insomma la serata si appesantisce, è sempre sabato sera. Quindi... Un altro che mi aiuta molto per scegliere le persone da premiare è Antonio Ferrari. Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, inviato in zone di conflitto, che è qui presente, lo avremo poi, dopo per il nostro dibattito, ve lo anticipo, non scappate dopo. E quindi lo fate insieme? E lo facciamo dal 2005 ininterrottamente, l'abbiamo interrotto soltanto nel 2020 per Covid, però abbiamo recuperato nel 2021, abbiamo recuperato l'edizione del 2020 premiando 6 persone invece di 3. Ok, poi, però vi aspettavate che questo premio potesse diventare così importante, così internazionale? Io dico la verità, quando abbiamo cominciato... No, non me l'aspettavo proprio. E quindi è un successo, sì, lo certo, possiamo dire? Certo. Beh, allora a questo punto facciamoci un applauso, facciamolo a lui che è il giurato per eccellenza e a tutta l'amministrazione che insomma porta avanti questo premio. Okay. Grazie Francesco. Certo. Grazie a tutti intanto per i saluti, abbiamo fatto questo piccolo ingresso insomma nella serata. Vi ricordo e saluto tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta su Etna Channel, non li vedete ma loro da casa spero insomma ci stiano tutti quanti seguendo, e in qualche modo adesso io darei ufficialmente l'avvio alla serata di premiazione. Vai. Grazie a Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici. Era una donna innanzitutto molto decisa e determinata, sapeva esattamente quello che voleva. Le piacevano in maniera particolare le storie un po' estreme, ai margini del mondo. Davanti c'è la macchina di Maria Grazia, dietro c'è la macchina della Reuter, è una strada stretta, quindi non c'è modo di fare un'inversione, non c'è modo di fuggire, le macchine vengono fermate, gli spari avvengono praticamente subito. Avrebbe dovuto prendere una scorta, avrebbe dovuto aspettare altri giorni, adesso è facile dirlo, ma in quel momento se fai giornalista e sei sulla notizia più importante dell'anno e devi arrivare nel posto più importante dell'anno, ci vai. Gli esteri si possono fare in due modi, gli esteri come la grande politica estera, i capi di Stato, i governi eccetera eccetera, oppure andare dove la terra brucia. Maria Grazia era nata per andare a raccontare dove la terra brucia e lì è rimasta. E lei era proprio ancora vestita da maschietto ed era sulle mie ginocchia. A un certo punto alzò gli occhi e cominciò a alzare anche il ditino a fare e fu tutta una chiacchierata con la luna. Ed iniziamo questa seconda parte dopo un'anteprima, la serata proprio di premiazione, quindi con la cerimonia di premiazione, con una frase: lei era nata per andare lì dove la terra bruciava. E quindi chi sarà premiato stasera è proprio chi quella terra che brucia la sente ancora oggi. Ed è per questo che intanto vorrei rivolgere un applauso a tutti loro prima che salgano sul palco e ritirino il premio. Iniziamo con la prima categoria, quindi il premio giornalista siciliano emergente. Vi dico chi è. Si chiama Tullio Filippone,
È nato a Palermo nel 1989, maturità classica, laurea magistrale a Firenze con una tesi sulla strategia di comunicazione politica del Front National di Marine Le Pen. Come giornalista muove i suoi primi passi nella professione a Parigi, con Café Babel, rivista europea prodotta in sei lingue. Con il magazine simbolo della generazione Erasmus, scrive reportage da Budapest, Atene, Vienna, Copenaghen e coordina gruppi di giovani reporter e fotografi in giro per l'Europa. Nel 2015 torna in Sicilia, inizia a collaborare con l'edizione di Palermo di Repubblica, per la quale si occupa di cronaca della città e della regione, ma anche di economia e sport, firma anche per Venerdì alcuni articoli e collabora con diverse testate straniere. A 34 anni continua a vivere di questa professione, poi ci spiegherà come fa, e scrive un libro, un saggio o un romanzo che racconta e parla proprio della sua generazione. Intanto farei un applauso per questo curriculum, lo inviterei a salire sul palco insieme a Katia Scapellato dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. E nel frattempo ci godiamo il suo lavoro. Ma cosa è successo lì nell'Aula Magna esattamente, che le è stata contestata un'omissione di vigilanza per dei contenuti ritenuti offensivi? Ecco, cosa è successo nell'Aula Magna durante la giornata della memoria? Si proiettava un video elaborato dai miei alunni in cui gli alunni avevano riflettuto sulla violazione dei diritti umani, sia nelle leggi razziali, sia a loro sembrava, a fronte delle letture fatte, di un video di passato presente che avevano visto a cura di Paolo Mieli, allora era sembrato di ravvedere in alcuni punti del decreto sicurezza anche lì una violazione di diritti fondamentali. In due slide c'era l'immagine di Salvini, una era sulla stessa slide, c'era il frontespizio del Corriere della Sera dove si diceva dell'epoca, dove si diceva promulgate le leggi razziali, nell'altra il ministro Salvini che teneva il decreto sicurezza. E l'altra slide rappresentava una fotografia della conferenza di Evian nel 39, dove si stabilivano le quote degli ebrei in fuga che i paesi Cuba, gli Stati Uniti avrebbero dovuto accogliere, e le quote dall'altro lato c'era il vertice di Innsbruck tenutosi a luglio 2018, a cui aveva partecipato anche il ministro, in cui erano state stabilite le quote dei migranti che si potevano accogliere in Europa. Ebbene, in questo video io ritengo che non ci fosse nulla di offensivo, e soprattutto il video è stato prodotto senza alcuna intenzione di fare politica, come mai ho fatto in tutta la mia carriera scolastica, anche nella mia vita di cittadina. Io ho sempre rispettato le opinioni altrui, sempre lasciato che i ragazzi sviluppassero le loro libere opinioni, il loro libero pensiero, che anzi è proprio questa la finalità dell'insegnante, dunque mia, far maturare questi ragazzi, invitarli a ragionare, a leggere, a documentarsi sui giornali. Tutto è partito da un tweet, una notizia condivisa sui social, che tra l'altro racconta una realtà completamente diversa da quella che in realtà poi è anche stata accertata. Nell'insegnare, insomma, dico sempre ai ragazzi di non fidarsi di quello che viene pubblicato sui social, ma appunto di dare spazio alla lettura dei giornali, perché spesso sui social le notizie vengono veramente o riportate male o addirittura falsate, e quindi non sono attendibili. Un applauso per Tullio Filippone, premio giornalista siciliano emergente della 19ª edizione del premio di giornalismo internazionale Maria Grazia Cutuli. Arriva il premio e io nel frattempo vi leggo la motivazione. Ottimo giornalista, cronista scrupoloso e attento. Oggi collabora tra l'altro con Repubblica, France Press, BBC. Leale, cortese e discreto, lo definiscono gli stessi colleghi così.
Nel 2019 scopre il caso della professoressa palermitana, colpevole, tra virgolette, di non aver vigilato sugli allievi che avevano paragonato il decreto sicurezza di Salvini alle leggi razziali del 1938. Processata, la professoressa è stata assolta. Un applauso a Tullio per il suo lavoro. Consegna il premio Katia Scapellato, l'Ordine regionale dei giornalisti. Non so se Katia vuole chiedere qualcosa. Lui ci vorrà dire qualcosa. La motivazione è bellissima. Sì, 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 assolutamente. Grazie, grazie a tutti. Intanto ringrazio chi... È un onore per me ricevere questo premio per tutto quello che rappresenta per la storia di Maria Grazia Cutuli, per quello che rappresenta e soprattutto anche per il fatto che 22 anni dopo la sua scomparsa per questo mestiere si continua a morire nelle guerre che stiamo raccontando, le due guerre, ma ce ne sono tante altre, magari anche più lontane dai riflettori, ma mi riferisco a quella in Ucraina, a quella in Palestina. Quindi per me è un onore e soprattutto anche in riferimento alla storia di Maria Grazia e a quanto ha dovuto lottare per ottenere quello che ha meritato e che meritava come gratificazione nella professione. Volevo dedicare questo premio ai tanti colleghi, colleghe giovani della mia generazione, anche un po' più grandi, anche più piccoli, che in questo momento molto particolare si muovono con... un momento molto difficile più che particolare per la professione, si muovono con tanta difficoltà soprattutto economica e di prospettiva in questo mestiere, e sono animati dalla passione, che è quello che spinge a fare questo, che è il mestiere comunque più bello del mondo. Grazie. Grazie Filippo. Io però, prima di lasciarti andare, avrei una domanda. Abbiamo il tuo servizio, che abbiamo visto, di denuncia, ovviamente si chiude con una frase di questa professoressa che a me ha colpito molto, perché è quasi in imbarazzo, cioè ha il viso arrossato, è intimidita, quasi non ci crede nemmeno lei che sia finita, diciamo, in questa storia più grande di lei. E dice questa frase, dice: non fidatevi delle notizie che leggete sui social. Allora, la nostra generazione, o comunque quella dopo di noi, quelli ancora più giovani, si alimentano di informazioni che passano sui social. Secondo te, cosa possiamo consigliare a questi ragazzi, che tra l'altro ci stanno seguendo, stanno tutti lì, esatto, cosa possiamo consigliare loro per difendersi dalle bufale, dalle fake news? Che cosa ti va di consigliare loro? Intanto di non fidarsi mai di quello che si legge, che si vede sui social, a maggior ragione oggi che ci sono tecnologie che si stanno diffondendo anche di grande manipolazione delle immagini, di sovrapposizione dei volti, e l'abbiamo visto anche con finalità anche politiche, come avviene, ma non fidarsi, cioè cercare di verificare ogni notizia, ogni input che ricevono sui social, su internet, collegandosi con uno smartphone, cercare di verificarla, in questo caso ricorrendo alle testate giornalistiche, alle agenzie stampa nazionali, internazionali, se parlano le lingue straniere, che fanno questo di mestiere e che devono, e questo è importante, devono fare con rigore e scrupolo, e non sempre succede. Perché non siamo infallibili, non è una categoria infallibile, però è l'unica che come missione, come ruolo deve avere quella di verificare le notizie. E quindi l'appello che posso fare, sono anche io della generazione digitale, sono solo un po' più grande dei nativi digitali, cioè ragazzi, controllate le notizie, cioè non fidatevi della prima cosa che vedete come immagine che si diffonde, perché Non sempre è la verità, e alla fine la verità è quella che ci deve guidare sempre. Grazie. Grazie. L'ultima cosa, perché secondo me è doverosa anche dato il discorso che abbiamo fatto prima, no? Lui oggi ritira un premio, che è un premio internazionale di giornalismo, ma lui è andato via subito dalla Sicilia per formarsi, no?
E poi è tornato. E questo è un messaggio bellissimo. Ma succede, ogni tanto succede, e questo è un successo, secondo me. Insomma, quando un collega rientra è un successo, non è mai un passo indietro, ma è un successo. Anche perché questa terra, non so perché, ma richiama sempre. Io vedo figli di amici che vanno a studiare fuori e che poi tornano in Sicilia a lavorare. E tutti, ah, ma come, poteva rimanere? Perché? Perché ce ne andiamo tutti? Quindi, insomma, che Tullio sia rientrato in Sicilia per noi è un piacere, perché ce lo leggiamo molto volentieri, e poi è davvero un segnale positivo. Sì, io scherzando dicevo, poi sono stato fregato, no, scherzo, stavo scherzando, ovviamente sì, io l'ho fatto con cognizione di causa, è stata una mia scelta, sono contento, perché mi sembrava anche un modo, col mio mestiere, quello che faccio, cioè raccontare i fatti della Sicilia, di Palermo, ma di tutta la Sicilia, raccontare quello che succede, era un modo di dare i fatti, anche scoprendo dei fatti che non vanno, era un modo di dare un contributo a questa terra che ne ha tantissimo bisogno. E quanto è stato tantissimo. Importante, se non fondamentale o indispensabile o per nulla, andare all'estero per poi tornare? È stato, quando sono andato all'estero e sono tornato più ricco, non nelle tasche, ma di conoscenze, di pezzi di mondo, di relazioni, di cose che ho appreso non solo nel mestiere, ma proprio della vita, che poi sono riuscito a riportare nel mio lavoro quotidiano, che poi è un continuo apprendere qualcosa, sempre, ogni giorno. Grazie Tullio, grazie a voi, Katia, grazie. Scappellato, grazie. Complimenti ancora, buon lavoro. E adesso passiamo alla premiazione della giornalista per la categoria della stampa nazionale. E Veronica Fernandez, 41enne, nata a Mantova, ha delle radici anche a Goa, in India. Ha frequentato l'Istituto per la Formazione al Giornalismo, intitolato a Carlo De Martino. La sua carriera è iniziata in RAI, nella sede regionale dell'Emilia-Romagna, poi è stata trasferita in Lombardia e poi quindi a Roma. Ha lavorato a Madrid nel 2004, a Nuova Delhi nel 2005 e ha vissuto in America, Philadelphia, New York e Miami, e la sua popolarità arriva con Renews 24. È una reporter appassionata, tra l'altro segue con attenzione la condizione delle donne del mondo, è stata in Africa e più di recente in Ucraina e nello scenario bellico medio orientale. Adesso vive a Roma. Qui stasera un estratto del suo importante lavoro in Medio Oriente. È in corso un arresto, un ragazzo palestinese, questi sono tutti gli abitanti del quartiere che cercano di proteggerlo a ogni costo. Una persona è rimasta ferita. È un ragazzo anche lui, il sesto, che gli amici portano a braccio in ambulanza in meno di 3 ore. Nella polvere che resta si ricomincia. Siamo a Betlemme. L'esercito israeliano vuole arrestare un giovane di 23 anni accusato di terrorismo. Lui si rifiuta di consegnarsi. È il figlio di un martire della seconda intifada, ci ripetono nel quartiere. Non lo farà mai. Ancora pietra allora, prendendo la rincorsa, gridando disperatamente di non mostrare i loro volti. Invece del nome, questo ragazzo lascia un messaggio. Non ci arrendiamo, dice, manderemo via i soldati, vinceremo a Gaza e vinceremo qui in Cisgiordania. La vita che voleva e che ha vissuto, Avi Farhan l'ha chiusa in questo container nell'agosto del 2005, quando il governo di Tel Aviv ha deciso per il ritiro unilaterale da Gaza. Lui e altri 8.000 coloni hanno lasciato i loro insediamenti, costretti a forza dall'esercito israeliano. Con l'aiuto di Dio, dice oggi, torneremo nella striscia e rimetteremo le mezuzot sulla porta di casa, a Gush Katif. L'idea dell'occupazione, di averla costruita in una terra non sua, non lo sfiora. Anzi, la guerra in corso ha riacceso la speranza del ritorno in lui e nella moglie Lora, sposata 54 anni fa. La villa di Neve Yam, nel nord di Israele, questa volta entro i confini legalmente riconosciuti,
per loro non è casa. Lo era Gush Katif, distrutta dai bulldozer, come lo era Yamit nel Sinai occupato. Arrivati con il primo gruppo nel 67, se ne sono andati nell'82, anche lì a forza, dopo gli accordi con l'Egitto. È stato Sharon, che ha gestito l'evacuazione, a proporre loro, invece di protestare, di aprire a Gaza una nuova Itnalut, un insediamento. L'hanno portata da Gush Katif. Sì. È pronto ora a guidare il rientro a Vifarhan. Come leader vuole portare i nipoti, i giovani, le altre famiglie di Gush Katif. Si definiscono sfollati. Nel prisma di Israele sono insieme eroi colonizzatori, vittime e occupanti brutali. Parlano della nostalgia del mare di Gaza, del ristorante e delle 10 barche con cui pescavano. Poi arriva la rabbia. Contro Tel Aviv, che li ha traditi, e soprattutto contro il massacro del 7 ottobre. Una manciata di minuti prima di raccogliersi in preghiera per lo Shabbat, Avi Farhan si infuria. I palestinesi, dice, devono temere una seconda Nakba. Dove c'erano 5 famiglie loro, dobbiamo portare 1000 famiglie ebraiche. L'unica risposta possibile del sionismo al terrore sono nuove colonie. Quindi un applauso a Veronica Fernandez, che invito a salire sul palco con Francesco Faranda, ex segretario di redazione del Corriere della Sera, e lo sapete, l'avete conosciuto, ideatore, creatore, coordinatore di questo premio. Veronica Fernandez, complimenti, vince il premio Stampa Nazionale della 19ª edizione del premio Maria Grazia Cutuli, complimenti. Consegna il premio Francesco Faranda, con anche la motivazione, che io adesso vi leggo. Inviata in Ucraina, poi in Cisgiordania, descrive le guerre senza dimenticare la vita e la storia che nascondono al loro interno. Ha raccontato con maestria anche le paure dei soldati stretti nella morsa tra orrore e umanità. Ma il suo cuore è sempre rivolto all'Africa, dove ha viaggiato a lungo, realizzando reportage dal Sudafrica, dal Kenya e dal Congo. Tutto con estrema misura e professionalità. Complimenti. Francesco, vuoi dire qualcosa, visto che la premiata la scegli tu? La terra brucia anche per te? Sì. Quando non ti mandano in missione all'estero e non fai l'inviato di guerra? Beh sì, è una domanda perfetta. Devo dire che sono molto onorata e molto emozionata di ricevere questo premio, appunto, che porta il nome di Maria Grazia Cutuli, perché rappresenta quel giornalismo che ho sempre amato e desiderato e che poi ad un certo punto è diventato il mio lavoro, cioè quella necessità, urgenza un po' inspiegabile, proprio bruciante, di voler andare dove succedono le cose, oppure dove succedono delle cose che se non interessano e vuoi andare per poterle raccontare. E quindi poterlo fare davvero e poter essere qui stasera per me è una cosa proprio portatrice di senso. Vorrei dire, se posso, solo due cose. Certo. La prima è che questi reportage che abbiamo visto, ovviamente non li ho fatti da sola, sono un lavoro di squadra, in questo caso con il cameraman Marco Nicois e con i producer, nel primo caso Yasser Hamadam e nel secondo Yael Uzielli, perché è proprio un lavoro che si fa tutti insieme, minuto per minuto e ora per ora. E quindi un applauso lo dedichiamo anche a loro, perché la TV e il lavoro non si fa mai da soli. Noi ritiriamo i premi, siamo quelli che ci esponiamo, ma dietro c'è una squadra che lavora insieme a noi, con noi, per noi. È proprio così. E poi vorrei condividere con voi una frase di una poetessa somala, Varsan Shir, che io amo molto, che dice: casa non è il posto da cui provengo, ma è il posto verso cui sto andando, dove forse non sono mai stata. Ecco, per me questo lavoro, andando in questi posti del mondo dove ci sono guerre o ferite aperte, è un po' come avere finalmente trovato una casa, un posto nel mondo, perché vuoi effettivamente disperatamente essere lì dove succedono le cose e ti prende uno sconforto e una rabbia cieca, inspiegabile, quando non ci puoi andare o non ci puoi andare subito. E quindi questo incontrare mille vite, mille storie, mille sfaccettature, anche storie o opinioni con le quali non ti ritrovi, che fai fatica ad accettare, penso che lo renda veramente, come diceva prima Tullio, il lavoro più bello, più intenso e più profondo del mondo.
E anche io, se posso, vorrei dedicare questo premio e lo dedico alle mie figlie, che sono Elsa e Dalia, perché questo lavoro che per me è così importante e urgente, per loro invece è un'assenza, è la mia assenza, però nonostante questo mi accolgono sempre ad ogni ritorno con tanto amore, con tanto entusiasmo. E salutiamo Elsa e Dalia, che hanno 8 e 5 anni se non sbaglio, quindi sono proprio bambine piccolissime. E io, a proposito di questo, ho una domanda. Cioè, ti abbiamo vista da Gaza, Betlemme, in Ucraina, dove sei stata diversi mesi, no? Inviata a seguire il conflitto russo-ucraino. E quello che mi chiedevo è esattamente questo, cioè cosa dici alle tue bambine quando mamma fa la valigia e poi la vedono in TV tra gli spari, le guerriglie, le rivolte? Cosa dici tu e cosa loro ti dicono? Allora, devo dire che salutarle è sempre un intreccio di sentimenti complicati, perché appunto da una parte non vedi l'ora di andare e dall'altra non vorresti andare perché non le vorresti lasciare, quindi provi a spiegare questo conflitto interiore in qualche modo. E quando si tratta di guerra cerchiamo di fare loro vedere poca televisione in modo che magari non risulti un trauma, però in realtà cerco poi al ritorno tramite foto o oggetti di raccontare il paese che ho conosciuto, le persone che ho conosciuto. Per esempio, in una delle prime trasferte in Ucraina, in una comunità che era stata distrutta dai bombardamenti, eravamo stati con loro nel bunker per ore e quindi avevo avuto modo di raccontare anche un po' la mia storia, mi hanno regalato un barattolo di miele e loro sono golosissime di miele, quindi tramite queste cose riesco a portarle un po' dentro questi mondi che adesso per loro sono alieni, ma spero che poi a poco arrivino. E quando torno anche ci ricongiungiamo. Questo è un po' complicato, però spero anche di trasmettere l'idea che se uno ha una passione e anche se è difficile, anche se ha dei momenti complicati, ecco, bisogna trovare la propria strada per riuscire ad alimentarla, a mantenerla. Ti ho fatto questa domanda perché, come sappiamo, anche nel dibattito, insomma, dell'agenda politica c'è tutto un tema: l'essere donna, l'essere madre, l'essere una lavoratrice, è conciliabile, non è conciliabile, no? E allora mi chiedo, tu che ci stai riuscendo, quindi poi se ci dai la ricetta noi ce la segniamo e così la condividiamo con tutte le altre, ma c'è stato un momento in cui ti sei detta forse adesso sto rischiando veramente troppo, ci faccio un pensierino su? Allora, devo dire, sul conciliare saranno nel mio caso le mie figlie a dire quanto bene o male ci sia riuscita. Sul resto è una domanda veramente difficile, penso che forse l'unica risposta che ti posso dare è che tu sei talmente motivato dalla curiosità, dalla necessità di andare vicino, di vedere, di guardare, di chiedere, di raccogliere testimonianze e poi di raccontarle a tua volta, che questa è un po' la tua stella polare. Bene, la stella polare mi sembra proprio un grande riferimento assoluto e universale. Grazie. Che rende il senso, insomma, del mestiere che hai scelto e che fai così bene. Quindi grazie. Complimenti ancora per il tuo lavoro. Io riprendo il microfono. Ok, grazie. E ancora complimenti. E adesso andiamo all'ultima categoria, diciamo, di premiati, quindi il premio Stampa Estera. Vi svelo chi è. Lei si chiama Marina Ovsiannikova, 45 anni, nata ad Odessa, da madre russa e padre ucraino. Da bambina praticava nuoto e ginnastica artistica. Ha due lauree, ha lavorato per diverse testate, anche televisive, russe. Al momento dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha rivissuto gli anni di guerra patiti da fanciulla, quando era piccola, in Cecenia. È diventata famosa quando il 14 marzo 2022, durante una trasmissione in diretta sull'invasione russa dell'Ucraina, nel programma di notizie serale, perdonatemi, non so se si pronuncia così, Vremia, che ha avuto milioni di telespettatori, è apparsa dietro la conduttrice con un cartello che invitava a fermare la guerra e a non credere alle falsità che venivano propinate dalle testate russe. Da allora la giornalista, come ha potuto, ha criticato aspramente il presidente russo Vladimir Putin. È stata estromessa dalla TV e costretta a rifugiarsi all'estero. Oggi vive a Parigi con sua figlia.
invito a salire sul palco la premiata Marina Ovsiannikova con la sua interprete che ci aiuterà, insomma, a tradurre dal russo all'italiano, Irina Lucenzova. Nel frattempo riviviamo quelle immagini. A Marina Ovsiannikova il premio Stampa Estera della 19ª edizione premio Maria Grazia Cutuli. Congratulazioni. Premio Maria Grazia Cutuli. Intanto invito il sindaco a venire qui sul palco perché sarà suo l'onore di consegnare questo premio. Intanto leggo la motivazione. Giornalista vera, forte, intrepida, soprattutto limpida. Ha creduto in Putin fino a quando il leader ha commesso un errore, quello fatale, la guerra in Ucraina. La sua disapprovazione si è trasformata nell'irruzione nello studio della TV di Stato con il cartello divenuto più famoso al mondo, No Guerra. Marina oggi è esule a Parigi e diventa un vero e proprio esempio. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, il più bel giorno della vita è oggi. Nel rigore non si cambia mai. Complimenti e congratulazioni per questo premio, per il lavoro e il coraggio. Yes, thank you so much for this award. Grazie. Sindaco, vuole chiedere qualcosa, insomma, un ospite internazionale? Ma chiedere? Io mi chiedo il coraggio che ha avuto Marina nel fare quel gesto. Da dove è venuto questo coraggio, insomma? Da questo coraggio, da cosa le è venuto? Anche perché penso che era cosciente a che cosa andava incontro. Lei oggi ha dovuto lasciare il suo paese, che anche quel gesto dimostra che lei tiene tanto al suo paese, era innamorata del suo paese e l'ha dovuto lasciare. Да, я очень, конечно, люблю свою страну, и я видела в тот момент, как Путин уничтожает свою страну, потому что он стал главным человеком, который предал национальные интересы своей страны, затеяв эту войну. Поэтому я не могла молчать. Российское телевидение давно уже превратилось в инструмент сильнейшей пропаганды, и как бы пропаганда стала причинно-следственной связью этой войны. Sì. Io amo tantissimo il mio paese e troppo forte. Io amo tantissimo il mio paese e proprio l'azione di Putin di tenere la propaganda nelle sue mani mi ha fatto sviluppare questo gesto di disperazione e uscire con il cartellone durante il giornale nazionale. Вы знаете, я хочу сказать, что мы проводим это мероприятие в честь вашей замечательной журналистки Марии Грации, и я очень рада, что вы ее так чествуете, что она у вас на Сицилии стала своего рода национальной героиней, что вы по-прежнему чтите ее память. Вы знаете, в данный момент журналистика является одной из самых опасных профессий на Земле, и эти люди рискуют, едут в зону военных конфликтов ради того, чтобы рассказывать правду о тех войнах, которые происходят. И если говорить о российско-украинской войне, то на этой войне уже погибло 17 журналистов, в том числе 5 западных журналистов, в их числе корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Брен Трено. Вы, наверное, прекрасно знаете все эти истории. Lei è molto onorata che questo premio si svolge qua, dedicato a Maria Grazia Cutuli, che è nostra concittadina, possiamo dire, vabbè, io da 30 anni che sono in Italia, quindi possiamo dire la nostra concittadina, e la memoria di Maria Grazia Cutuli è ancora viva nei nostri cuori. E vuole dire che la professione del giornalista è diventata una professione molto pericolosa, perché prendiamo come esempio i giornalisti che fanno parte del conflitto ucraino-russo. 17 giornalisti sono morti, di cui un giornalista americano, Brent un giornalista di New York Times.
Вы знаете, я хочу посвятить эту награду в данный момент всем российским независимым журналистам, которые продолжают рассказывать правду об этой войне, потому что профессия журналиста стала одной из самых опасных сейчас в России. Вы не представляете, практически вот за это время Путин полностью уничтожил свободу слова. У нас нет свободы слова в России, все независимые СМИ с начала войны были уничтожены. Allora, prima di tutto lei vuole dedicare questo premio ai tutti i giornalisti russi che riescono a combattere il regime e che riescono a portare la verità e non il discorso, diciamo, la verità di Putin. Dice, Putin ha distrutto in questi vent'anni, lui ha distrutto la libertà della parola in Russia. Da noi la libertà della parola non esiste più. После начала этой войны более тысячи онлайн-сайтов в России были заблокированы, более ста журналистов были признаны иностранными агентами, несколько сотен журналистов были вынуждены бежать из страны, и сейчас в данный момент 20 журналистов находятся в тюрьме по политическим мотивам. E allora dall'inizio del governo di Putin più di 1000 giornalisti sono stati più di 1000 site russi sono stati bloccati, più di 20 giornalisti si trovano nei carceri e ci sono tantissime persone che non riescono a dire la propria opinione avendo paura del regime. A proposito di carcere e di prigione mi inserisco questa domanda che volevo fare. Lei è stata condannata in contumacia a 8 anni e mezzo di prigione e la sentenza l'ha raggiunta quando lei era già via dalla Russia, stava già a Parigi. Mi chiedo come ha gestito anche la fuga, ecco, mettiamola così, con la sua famiglia, suo marito, i suoi figli. Меня посадили под домашний арест по уголовному делу о так называемых фейках. Это абсолютно антиконституционная статья за то, что я рассказала правду о войне в Украине, за то, что я назвала точное количество убитых детей в Украине. За это меня возбудили в отношении меня уголовное дело и посадили под домашний арест. Мне грозила тюрьма, но буквально за 9 дней до суда при помощи международной организации «Репортеры без границ» я смогла сбежать из-под домашнего ареста, разрезав браслет, и мы сменили 7 автомобилей, пока мы передвигались по России. Я не могу сказать, в какую сторону мы бежали, какая страна была использована, но я не устаю благодарить «Репортеров без границ» и Францию за то, что они спасли мне жизнь. И allora all'inizio lei è stata accusata di тебя, значит, в чём обвинили? Фейк. Lei è stata accusata dei fake contro esercito russo e quindi lei è stata messa agli arresti domiciliari. Con l'aiuto dell'organizzazione Reporter Senza Frontiere, che è un'organizzazione francese dei giornalisti, che l'ha aiutata, lei è riuscita a togliere il bracciale, 9 giorni prima del processo, lei è riuscita a togliere il bracciale, che aveva un bracciale elettronico sul piede, ha tolto il bracciale, con aiuto di 9 macchine è riuscita a arrivare a una frontiera, diciamo, sicura, e così l'ha attraversata e riuscita a scappare, ma tutto grazie a questa organizzazione francese dei giornalisti liberi. E i figli? I dieci? Come sono arrivati con lei? Sono in pericolo? Sono al sicuro? Да, я смогла увезти из России свою дочь. Мы переходили границу нелегально под покровом ночи. Это было похоже на голливудский триллер, и такой судьбы я не посоветую, как бы не пожелаю никому. Но сейчас я нахожусь в статусе политического беженца во Франции. Allora, lei è riuscita a scappare solo con sua figlia minore. Sono scappati di notte, hanno attraversato una frontiera proprio di notte perché non avevano documenti, non avevano niente e ora hanno lo stato dei rifugiati politici e stanno in Francia e lei dice con tutto il cuore non vuole augurare a nessuno questo destino. Questo ce lo auguriamo tutti.
Marina, hai paura che in qualche modo si possa raggiungere qualcuno della tua famiglia che è rimasto lì, qualcuno a te caro, che gli possa essere fatto del male? Не боишься, если кто-то вот может навредить твоей семье, которая осталась, твоему сыну? Я боюсь, конечно, но они заняли достаточно лояльную позицию, потому что вы должны понимать, что очень большое количество населения, которое живет в России, они зомбированы российской пропагандой. И чтобы вы понимали, моя мама, она ровесница Путина, она верит Путину. И когда я начала протестовать против войны и против Путина, и меня посадили под домашний арест, она сказала, что я должна сидеть в тюрьме, потому что я выступила против Путина. Sì, dice, lei ha tanta paura per la sua famiglia che è rimasta in Russia, però la sua famiglia ha dovuto, non ha voluto, proprio ha dovuto a prendere la posizione pro Putin perché, per essere in salvo. E per esempio dice sua mamma, che è coetanea di Putin, è d'accordo con il fatto che lei deve stare in prigione per il fatto che ha compiuto in televisione russa. Quindi la popolazione da noi è talmente, possiamo dire, ignorante, talmente spaventata che la sua mamma dice queste cose qua di lei. E quanto ti fa male sentire che tua madre possa pensarla così? Насколько тебе больно вот от таких, потому что твоя мама так думает о тебе? Ну, мне, конечно, очень больно. Это не только политическая драма, это семейная драма. И я хочу сказать, что таких семей очень много в России, жизнь которых разрушила война. Моя семья абсолютно не единственная, потому что в России сейчас там бабушки, дедушки за войну, там их внуки, наоборот, говорят, мы против войны. И эта война вносит разлом в семьи. Она ломает семьи, она ломает жизни. Quindi questo, sì, lei dice, a lei fa tanto male, ma questo è un dramma, diventa, non è più un dramma familiare, ma è un dramma politico, perché tante famiglie in Russia sono divise, perché ci sono le famiglie dove i nonni sono pro guerra, i nipoti non vogliono combattere e sono contro la guerra, quindi tantissime famiglie sono distrutte proprio per il fatto di non accettare questa guerra. Ci vuole tanto coraggio, Marina, tu ce l'hai dimostrato, ce l'hai e continui nonostante tutto a raccontare, testimoniare la tua vicenda, il tuo punto di vista, il tuo dissenso anche alle politiche del governo, con grande coraggio, probabilmente anche rischiando in qualche modo. Quindi ti ringraziamo per questo e ti facciamo i migliori auguri e congratulazioni per questo premio, sappiamo che non ti fermerai. Говорит, что благодаря твоей смелости, твоим амбициям, скажем, ты стараешься нести слово правды, и они тебе желают всего самого наилучшего в этом деле. Thank you so much for this award. Grazie. Yes, thank you so much for this choice. Thank you so much. Grazie Marina Usmennikova, grazie al sindaco, grazie anche Irina. Grazie. Lasciatemi anche ringraziare Monica Maggioni e la RAI, che ha concesso, insomma, di poter proiettare questa sua brillante intervista, e andiamo verso la conclusione della prima parte di questa serata. Abbiamo fatto un viaggio, abbiamo forse viaggiato dalla Sicilia, luogo di nascita di Maria Grazia, al Medio Oriente, amato, forse anche a volte odiato dalla stessa Maria Grazia per le vicende che lì accadono ormai da tempo. E siamo finiti poi in Russia, nella Russia di Putin. Dove sarebbe Maria Grazia oggi? Me lo sono chiesta stamattina. Ho fatto i conti, avrebbe 61 anni. Che cosa ci avrebbe raccontato oggi? Io non lo posso sapere, credo neanche voi, però possiamo dire, forse senza troppo rischiare un azzardo, che ci avrebbe potuto parlare di cosa sia oggi o ancora oggi la libertà. Ed è questo il tema, la parola, che abbiamo scelto di argomentare tra poco con un piccolo talk, e che arriverà ovviamente a breve. Tra 10 minuti faremo una piccola pausa, non ve ne andate, restate qui, perché tra poco ci raggiungerà sul palco, insieme ai nostri ospiti e insieme ai premiati, Antonio Ferrari, che ci aiuterà, insieme ai nostri giornalisti premiati, a comprendere meglio che cosa sia oggi la libertà. A tra poco e grazie.